ucciso la compagna strangolandola in casa e poi si è suicidato impiccandosi in giardino è lo scenario delineato dalle indagini sulla morte di Francesca Giornelli e Lamberto Roscini, trovati senza vita nella serata di martedì 28 marzo a Tuoro sul Tresimeno. A dare l'allarme il vicino di casa, dopo aver visto l'uomo in giardino. I carabinieri della stazione di Tuoro, diretti dal comandante della compagnia di città della Pieve, Luca Battistella, intervenuti insieme al 118, hanno poi individuato la donna in casa, sul letto. Inizialmente le indagini sono state a tutto campo, ma poi i segni trovati sul collo di lei e un biglietto scritto dall'uomo dove confessava di aver ucciso la donna strangolandola hanno indirizzato sulla pista dell'omicidio-suicidio. Oltre 13 kg di eroina e cocaina in 670 ovoli sono stati sequestrati dai carabinieri del comando provinciale di Perugia nel bagagliaio di una BMW fermata con la collaborazione della polizia stradale sul raccordo autostradale Perugia-Bettolle, lungo il quale sfrecciava oltre 190 km all'ora. Arrestati un uomo e una donna, entrambi portoghesi ma residenti in Lussemburgo, che erano a bordo dell'auto. Secondo gli investigatori, la droga avrebbe fruttato sul mercato oltre 1 milione di euro. Il sequestro è stato definito uno dei più ingenti degli ultimi anni in Umbria. La BMW è stata notata sfrecciare ad altissima velocità sul raccordo in direzione Perugia. A quel punto i carabinieri si sono messi all'inseguimento. L'auto è stata fermata all'altezza di Castiglione del Lago con il concorso della stradale. La coppia a bordo, riferisce l'arma, è apparsa in uno stato di profonda agitazione ai carabinieri, che hanno così perquisito le persone e il veicolo, rinvenendo l'eroina e la cocaina. Sono in corso indagini per capire la destinazione del carico di stupefacenti. Una donna di circa 70 anni è stata investita per cause ancora in corso di accertamento presso la polizia locale di Bastia Umbra da un'auto dei carabinieri. Il fatto è accaduto in piazza Mazzini, all'altezza del bar civico 65, poco dopo le 11 di oggi. I militari, da quanto appreso sul posto, si erano fermati per effettuare dei controlli di routine alle persone che erano sedute ai tavoli all'esterno del locale. Effettuata la verifica, si sono rimessi in auto e si sarebbero spostati a marcia indietro. Proprio nel momento della retromarcia, da quanto detto dai testimoni, la signora, che aveva in mano pare il sacchetto della spesa, ha deciso di camminare passando dietro la vettura dell'arma. L'urto è stato lieve, ma l'anziana è caduta a terra e, sempre stando a quanto ci viene raccontato, ha battuto la fronte riportando un bel bernoccolo. In piazza è stata fatta arrivare anche un'ambulanza del 118 che l'ha soccorsa e pare l'abbia portata in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Le comunità montane umbre fanno parte dei complessi e delicati dossier che questa giunta regionale ha ereditato e che abbiamo affrontato con determinazione, creando le condizioni per giungere finalmente alla liquidazione unitaria e alla definitiva chiusura e risolvere la pesante situazione finanziaria che riguarda la comunità montana del Trasimeno Medio Tevere. La Giunta ha oggi preso atto del complesso percorso dello stato dell'arte di liquidazione delle comunità montane e ha mandato al commissario liquidatore di proseguire la liquidazione ai sensi dell'attuale assetto normativo anche regionale. È quanto hanno comunicato la presidente dell'Umbria Donatella Tesei e il suo vice Roberto Morroni, che questa mattina, insieme al commissario liquidatore Fabrizio Vagnetti e alla presenza degli assessori Melasecche, Fioroni e Coletto, hanno illustrato le decisioni dell'esecutivo circa la liquidazione delle 5 comunità montane dell'Umbria. La giunta ha preso atto di una informativa che il liquidatore unico ha fatto attraverso un lavoro in questi 3 anni molto puntuale sulle singole comunità montane e anche sulla base dell'attuale legge regionale vigente. Quindi oggi, in questo momento, daremo conto con una operazione di trasparenza di qual è il risultato. Dopodiché, naturalmente, si avvieranno, perché abbiamo già un incontro convocato con i sindaci della comunità montana del Trasimeno, che è quella che presenta le più grandi criticità, e quindi cercheremo di trovare la soluzione per arrivare poi a questa liquidazione finale e accompagnare questo percorso. Ma l'unica cosa è che effettivamente tra le varie comunità montane
che attraverso il progetto di liquidazione potrebbero chiudere tutte in parità o addirittura qualcuna in positivo, c'è la comunità montana del Trasimeno che presenta sicuramente dei debiti molto molto importanti. Il commissario liquidatore ha ripercorso gli aspetti salienti del lavoro portato avanti dalla sua nomina, fra cui l'aggiornamento dei valori immobiliari del patrimonio immobiliare delle comunità montane. Fermi al 2012, la trasformazione in locazione dei comodati d'uso gratuito in beni immobili e altri enti, soffermandosi in particolare sulla situazione della comunità montana del Trasimeno, la cui liquidazione è congelata a causa della mancanza della liquidità necessaria che impedisce ogni operazione. Principali creditori della comunità montana, circa il 90%, sono Cassa Depositi e Prestiti e istituti di credito, per il resto fornitori privati e parte dolente l'accantonamento del TFR degli operai forestali. Una criticità già emersa al momento della messa in liquidazione, il cui naturale percorso sarebbe stato di chiudere in favore dell'Unione dei Comuni, ma l'Umbria è stata atipica rispetto alle altre regioni. Il piano di liquidazione è stato depositato da qualche mese nel rispetto della normativa attuale e ora inizia la fase realizzativa, cioè stiamo cercando di redigere i bandi di vendita per vendere il patrimonio immobiliare delle comunità montane. Stiamo cercando di ridurre al minimo i tempi dei vari contenziosi, cercando anche la possibilità di trovare degli accordi. Stiamo in realtà anche cercando di trasformare tutti quelli che erano i contratti di comodato d'uso gratuito tra la comunità montana ed altri enti ed AFOR in contratti di locazione, così da beneficiare di un flusso di cassa che ci permetterà di pagare i debiti e cercare di chiudere nel tempo più veloce possibile le liquidazioni. Tutto questo sarà possibile in 4 delle 5 liquidazioni delle comunità montane, perché la situazione in cui verte la comunità montana del Trasimeno è nota a tutti da anni, è la più critica, ha probabilmente un presunto disavanzo di diversi milioni di euro, per cui avendo la tesoreria pignorata ormai da molti anni, tutti i pagamenti sono congelati. Al via il nuovo modello organizzativo per l'unità spinale unipolare dell'azienda ospedaliera di Perugia, la struttura deputata ad accogliere e trattare pazienti con diagnosi di lesione midollare traumatica e non. È stato infatti siglato un accordo con la Federazione di Associazioni Italiane per le persone con lesione al midollo spinale. Il progetto prevede quelle che sono state definite importanti innovazioni organizzative e ha come finalità il potenziamento della struttura, incremento di organico e formazione e ricerca. Al nucleo centrale degli attuali 4 medici in organico si aggiungeranno un urologo e un neurologo che faranno parte dell'equipe multidisciplinare dell'unità spinale per la presa in carico dei pazienti ricoverati ambulatoriali. L'obiettivo è di sviluppare e applicare competenze professionali per dare risposte omogenee in un approccio multiprofessionale alla complessità della domanda di salute dei pazienti. Un'altra novità riguarda l'accesso fisso dello specialista pneumologo, l'implementazione di ambulatori specialistici e l'integrazione dell'unità spinale nella rete formativa, con l'inserimento di medici specializzanti in neurologia e urologia, che potranno così acquisire competenze teoriche e pratiche sul paziente con lesione midollare. È un punto, questo è un momento di partenza, perché in realtà quello che si vuol fare è mettere in piedi veramente una rete, partendo dall'unità spinale che deve avere le proprie caratterizzazioni come unità spinale unipolare, quindi deve garantire la multidisciplinarietà, la multidimensionalità, la multiprofessionalità per la presa in carica, proprio per prendersi cura della persona con lesione midollo spinale a 360 gradi, ma poi
questo deve essere accompagnato da un processo che deve legare tutte le strutture riabilitative della regione, nonché anche tutta quella che è la parte sociale, perché se pensiamo a quello che è un piano di diagnosi e trattamento assistenziale per le persone con lesione midollare, dobbiamo pensare anche al reinserimento sociale di queste persone, quindi su quello che è un progetto di vita sempre più autonomizzante e che soprattutto deve veramente garantire la presa in carico in maniera totale. Quindi questo è un momento in cui un modello organizzativo viene validato, viene condiviso dalla struttura insieme all'associazione e federazione più rappresentativa a livello nazionale, che è la FAIP, e che chiaramente ha sempre avuto un ruolo importante di confronto anche a livello governativo sul tema delle unità spinali, perché ricordiamo che il tema delle unità spinali è un tema molto sentito in questo momento, perché c'è tanto da fare anche in tante altre regioni, proprio perché c'è un passaggio importante, cioè quello di garantire la presa in carico globale, quindi di garantire che queste unità forniscano il livello assistenziale, che è un livello assistenziale alto, dedicato alle persone con lesioni midollari. Quindi ben venga questo momento, che chiaramente come osservatorio noi valuteremo anche in base agli esiti che produrrà e in base anche a quello che sarà veramente un proseguo legato ad una rete, quindi legato ad un livello regionale. C'è una nuova data per lo sciopero del trasporto pubblico locale in Umbria. Sabato 1 aprile lavoratrici e lavoratori torneranno a fermarsi per la quinta volta contro le scelte della Regione dell'Umbria. Ad annunciarlo sono i sindacati Filt, CGL, Faisa, CISAL e USB, lavoro privato, che avevano rinviato la protesta originariamente fissata per il 13 marzo a causa del terremoto che ha colpito Umbertide. Questa nuova giornata di sciopero si è resa necessaria perché i lavoratori e le lavoratrici del TPL Umbro vivono sempre di più una condizione di incertezza e preoccupazione per il proprio futuro, spiegano in una nota ai sindacati. Bus Italia intanto fa sapere che garantirà alcuni servizi negli orari di punta. Maggiori dettagli o informazioni su www.fsbusitalia.it. Sono contento di essere in una realtà come questa, dove l'attenzione alla persona non è semplicemente proclamata ma vissuta. Sono le parole di Monsignor Ivan Maffeis, arcivescovo di Perugia, città della Pieve, che per la prima volta ha fatto visita alla Centracal di Perugia, raccogliendo l'invito del presidente Ettore Pedini a celebrare la Santa Messa, un appuntamento ormai irrinunciabile in occasione dell'avvicinamento alla Pasqua cristiana, e difatti al rito lunedì 27 marzo hanno partecipato gran parte dei dipendenti e dei collaboratori dell'azienda. Sono contento di essere in una realtà come questa, dove l'attenzione alla persona non è semplicemente proclamata ma è vissuta. Anche parlando con diversi dipendenti si sente questa attenzione, questo rispetto per promuovere la dignità, la creatività, la responsabilità di ciascuno. Ecco, credo che, come diceva lei, il mondo del lavoro, in cui noi passiamo gran parte della giornata, gran parte della vita, laddove ci offre queste opportunità di crescita, non soddisfa semplicemente quei bisogni primari indispensabili, ma ci permette di crescere come persone, di crescere come comunità, sentendoci anche partecipi di un disegno più grande, di un disegno comune, che è quello di un'azienda, che è quello appunto del mondo del lavoro. Il lavoro per tanti è ancora un dramma, anche in quest'Umbria quanti giovani, una volta che magari ha maturato lo studio, se ne vanno altrove proprio per cercare un lavoro che risponda alle loro attese, alla loro formazione, alla loro professionalità. Per molti c'è ancora il dramma del lavoro, della perdita del posto del lavoro o del lavoro insicuro, del lavoro poco valorizzato. Chiediamo davvero che ci siano delle politiche che siano attente a dare opportunità nella promozione di un territorio che ne offre molte, ma che forse domanda proprio anche la fatica di mettere insieme un disegno che possa dar gambe e dare opportunità concrete di lavoro. Come diceva l'arcivescovo, se il posto di lavoro, se il luogo di lavoro diventa anche un sacrificio, visto che lo dobbiamo fare per portare avanti le nostre famiglie, come rimarcava l'arcivescovo,
è bene farlo in un luogo dove si vive per quello che è possibile, nella massima serenità. E quindi teniamo questa cosa, è ormai un appuntamento per la nostra azienda, consuetudine prima di Pasqua, per la benedizione, stare insieme con i nostri dipendenti. Continuiamo ad andare avanti, a dare lavoro a tutte i nostri dipendenti e le loro famiglie, e quindi come ogni anno abbiamo ricevuto la visita dell'arcivescovo per la prima volta, perché l'altra volta avevamo il cardinale Bassetti. Quest'anno abbiamo avuto il piacere di ricevere qua nei nostri locali, di conoscere l'arcivescovo che ci ha fatto i suoi auguri e complimenti. Non riusciamo a reperire personale, in particolar modo tecnici programmatori, progettisti di software, web designer, content creator, sistemisti informatici, tecnici marketing e delle vendite. Questa problematica si sta facendo sempre più pressante perché abbiamo veramente bisogno di ulteriori giovani forze e in questo momento siamo un po' a corto. A parlare è Daniele Bagiacchi, titolare della GB Software S.p.A., azienda di Montone specializzata nella produzione di software e applicazioni informatiche, che conta oggi circa 70 dipendenti. Una software house che negli ultimi anni ha registrato una forte crescita, tant'è che per sostenerla nel 2020 ha dovuto realizzare una nuova, più ampia e moderna sede nei pressi dell'uscita di Montone della E45. Proprio qui, nella giornata di martedì 21 marzo, si è tenuto un incontro tra lo stesso Bagiacchi, Cristian e Marcello Simoncelli, titolari dell'agenzia formativa e per il lavoro Zefiro, e gli studenti delle classi quinte a indirizzo informatico degli istituti scolastici Cassata Gattapone di Gubbio e Leonardo da Vinci di Umbertide. Il motivo di questo incontro è stato proprio quello illustrato da Bagiacchi: la difficoltà di trovare tecnici, problema tra l'altro comune a tutte le imprese del settore tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Da qui, tramite l'agenzia Zefiro, l'idea di proporre agli studenti che stanno per terminare le superiori, ma non solo, dei corsi professionalizzanti gratuiti da svolgersi all'interno della GB Software, una delle sedi di Zefiro Comunicazione, per la realizzazione del programma GOL. Lo scopo è sviluppare, dare seguito allo sviluppo del sistema di relazioni che abbiamo con queste aziende del settore informatico, in particolare con GB Software, che è un'azienda con la quale collaboriamo da quasi 20 anni sostanzialmente. Il nostro scopo qual è? È quello di accogliere questa esigenza da parte delle aziende e aiutarle nel reperire persone che si vogliano spendere con passione nel settore dell'informatica, e quindi li aiutiamo sostanzialmente nel recruiting del personale, nella formazione tecnica che necessariamente necessita per poter rendere prevalentemente questi ragazzi, perché a questi ci rivolgiamo, dei giovani, per poterli rendere pronti all'inserimento necessitano di una formazione, e noi ci spendiamo in questo, quindi da tanti anni stiamo facendo questo lavoro capillare, che in particolar modo nei prossimi 5 anni si potrà avvalere del supporto del programma GOL del PNRR, e quindi che consente di avere, di beneficiare di una serie di strumenti sia a vantaggio dell'azienda che a vantaggio delle persone in cerca di occupazione. La problematica è quella di reperire personale, in particolar modo sviluppatori. La nostra azienda sviluppa software gestionali che hanno come target principale studi professionali, e pertanto da qui la problematica di reperire analisti, sviluppatori, sistemisti, tecnici marketing, commerciali, eccetera, eccetera. E questa problematica si sta facendo sempre più pesante, ecco, perché abbiamo veramente bisogno di giovani forze, fresche forze, e in questo momento siamo, ecco, veramente un po' a corto. E tramite la collaborazione che abbiamo con Zefiro, oramai collaborazione ventennale, cerchiamo di reperire figure uscite da scuola per poi poterle formare qua interna all'azienda, sperando che poi questo percorso ci porti a un qualcosa. Ecco, noi ci investiremo, la collaborazione, come dicevo prima, con Zefiro è forte, l'azienda è seria, e soprattutto anche i loro collaboratori sono collaboratori che oramai
sono anche, ci conoscono bene, abbiamo un ottimo rapporto e io ripongo un'ottima fiducia in loro. 8 comuni, una diocesi e oltre 20 strutture museali dell'Alto Tevere Umbro insieme nel nome di Signorelli. Firmato martedì 28 marzo 2023 a Città di Castello il protocollo d'intesa del progetto La Valle di Signorelli, promosso dai comuni dell'Alto Tevere e dai musei del territorio, che permetterà di visitare 11 opere di Signorelli e scuola con un biglietto ridotto dal 1 aprile, giorno dell'inaugurazione, fino a dicembre 2023. Tra la fine del 400 e l'inizio del 500 nell'Umbria Nord, che comprende gli 8 comuni di Città di Castello, Umbertide, San Giustino, Citerna, Monte Santa Maria Tibirena, Montone, Pietralunga, Lisciano Niccone, si muovono senza mai incontrarsi di persona due grandi del Rinascimento, Signorelli e Raffaello. La Valle di Signorelli è una mostra di vallata che abbraccia le opere prodotte dai due artisti e dalla loro influenza sui committenti, tra cui la Pala di San Sebastiano e il ciclo di affreschi nell'oratorio di San Crescentino a Città di Castello, da deposizione nella chiesa di Santa Croce ad Umbertide, che dell'attivissima scuola di Signorelli ha lasciato importanti attestazioni nel Museo del Duomo a Citerna, a Castello Bufalini di San Giustino e a Montone. Oltre ad un biglietto agevolato per la mostra di vallata nel 2023, l'Alto Tevere proporrà un calendario congiunto di animazione culturale, rievocazioni storiche, eventi ispirati alla figura di Luca Signorelli e proiettati nella contemporaneità. Sì, Luca Signorelli è vissuto nel nostro territorio, ha lasciato tantissime opere di altissimo valore culturale e artistico, quindi abbiamo voluto creare un progetto di vallata, un progetto che unisce 8 comuni, la diocesi e 20 siti museali, proprio perché queste opere ce le ha lasciate appunto l'artista Luca Signorelli e vogliamo proprio nell'anno del cinquecentenario farle vivere e farle conoscere, non soltanto ai nostri concittadini, che le conoscono bene, ma ai turisti che vengono da fuori, per far sì che possano vivere tutta la vallata. È un progetto che ha messo appunto in comunicazione le nostre amministrazioni, le nostre realtà, è stato un progetto su cui abbiamo lavorato tanti mesi proprio creando un collegamento culturale e un dialogo culturale molto importante. Si susseguiranno da Pasqua a Natale 2023 tantissimi eventi in tutti i comuni, verrà condiviso un unico calendario di eventi appunto che verrà aggiornato e si potrà seguire sia sui nostri siti online, i nostri canali social, ma anche tramite un QR code tramite il quale sarà possibile comunque focalizzare anche la geolocalizzazione delle varie opere sui vari siti museali e faremo un biglietto ridotto per tutte le realtà museali che sottoscriveranno oggi un protocollo d'intesa. Sì, intanto ringrazio il Comune di Città di Castello che ha saputo fare rete in una cosa così importante. Umbertide detiene una delle opere più importanti del Signorelli, che è la deposizione della croce e che si trova esattamente nel suo luogo di origine. E questo creare rete e creare un percorso culturale è la forza dell'Alto Tevere. Non possiamo singolarmente basarci ognuno nel proprio piccolo sulle grandi opere che ognuno può avere, ma fare rete creando dei percorsi innovativi. C'è la geolocalizzazione delle opere, ci sono tantissime innovazioni che sono state appunto messe in atto e questa è la forza dell'Alto Tevere. Bentrovati con l'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Giovedì 30 marzo, Ariete, per voi chiamate l'alta velocità, rispettare i limiti imposti dalle circostanze odierne è arduo. Per evitare sanzioni procedete a passo d'uomo. Imprevisti nell'attività vi rendono incerti sul da farsi, ma sono piccoli, niente che non possiate risolvere. Toro, la luna favorisce le pubbliche relazioni e ottimizza la gestione della casa. In previsione anche uno spostamento per incontrare qualcuno che vive lontano. Fatevi promotori di un'iniziativa a carattere umanitario, coinvolgendo nell'impresa amici e parenti. Gemelli, una piccola delusione per un impegno che procede un po' a singhiozzo, tuttavia non ve ne farete un cruccio, in qualche modo era prevedibile. Non è il momento migliore per operare cambiamenti, quanto piuttosto per consolidare ciò che avete acquisito. Cancro, il trigono Marte-Saturno, fautore di forza di volontà e concretezza, è il meglio che avete in dotazione per neutralizzare contrattempi e abbagli. Siete preparati e competenti. Se dovete esporre in pubblico le vostre idee, fatelo andando dritti al punto.
Leone, fermo restando che essere i secondi sul lavoro non vi piace, dosate comunque le energie, cercate un equilibrio e dei validi collaboratori. Dedicate più attenzioni all'amore della vostra vita, bastano piccole cose, non occorrono gesti teatrali. Vergine, a oliarvi le ruote e a mantenervi in carreggiata, oggi interviene la Luna in Cancro, che vi aiuta ad affrontare costruttivamente le difficoltà. In vista di un progetto di ristrutturazione fate due conti, l'onere è gravoso ma le prospettive sono rassicuranti. Bilancia, il successo non sarà plateale ma le occasioni non mancheranno, sta a voi disciplinare gli spunti creativi armonizzandoli con la situazione contingente. Efficienza e organizzazione cercasi urgentemente, benvenuto anche l'apporto di nervi saldi e realismo. Scorpione, approfittate di questa giornata magica per rifarvi delle incombenze trascurate. Con la Luna in Cancro tutto, dalla carriera all'amore, procede senza intoppi. Lasciate carta bianca all'intuito in merito a una proposta ricevuta, non potreste desiderare arbitro migliore. Sagittario, Saturno e Nettuno creano tensioni o qualche incomprensione in famiglia? Ascoltate con pazienza le eventuali lamentele e prendetele in considerazione. Curate con serietà e scrupolo gli affari, nel caso vi imbatteste in qualche irregolarità, agite con tempestività. Capricorno, piccole distrazioni o sviste nella professione, accettate serenamente la possibilità di sbagliare, perché è attraverso gli errori che si può crescere. In vista di risultati concreti, non rifiutate di collaborare, silenziate l'orgoglio e mediate fra le diverse opinioni. Acquario, più che lo slancio creativo, al momento a guardarvi sembra ci sia il desiderio di risparmiare tempo ed energie, almeno per quanto riguarda la routine. Dolci momenti in compagnia di chi amate, per i dettagli specifici fate ricorso alla vostra praticità. Pesci, il trigono Marte-Saturno potenzia la sicurezza in voi stessi, saprete coniugare le istanze concrete con le suggestioni suscitate dalla fantasia. Andrete a colpo sicuro, ovunque vi conduca il cuore. Ben regolati dalla ragione, non sbaglierete un colpo. Ben ritrovati amici del Centro Meteo Italiano. Alta pressione in rimonta sull'Italia con tempo per lo più asciutto. Vediamo però nel dettaglio le previsioni per giovedì 30 marzo. Nuvolosità irregolare in transito al mattino, più compatta al nord, ma sempre con tempo stabile. Al pomeriggio da segnalare solo locali piogge sulle Alpi occidentali. Variabilità asciutta altrove. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità alternata a schiarite. Deboli fenomeni sulle Alpi orientali ma con neve solo a quote elevate. Temperature minime e massime in generale rialzo, salvo una lieve flessione dei valori diurni al nord. Per ulteriori dettagli seguite le previsioni aggiornate sul nostro sito oppure sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.